e lo stesso lo pagli, specialmente quando filosofeggia sulla natura da cui ci aspettiamo molto e qualche volta molto ci venga in mondo, sono riflessioni di poesia, di filosofia, e anche lì si fanno poesia. Per cui leggete e rileggete queste pagine, vi prenderanno, vi accompagneranno, vi diranno chi è Licia, ma anche perché Licia è così. E per non tediarvi molto, io voglio rivolgere un caldissimo appello a Licia di non sedentarizzare la propria anima, di non sedentarizzare la propria fantasia, la propria immaginazione. E voglio ripetere anche